La piccola tavola ritrae il vescovo di Treviso Bernardo De Rossi. Al giovane prelato viene affidata la guida della diocesi trevigiana nel 1499. Sei anni dopo, nel 1505, il celebre pittore veneziano Lorenzo Lotto realizzerà questo straordinario ritratto a mezzo busto. Anticamente il quadro aveva una coperta dipinta, una pratica piuttosto diffusa nella ritrattistica rinascimentale, identificata grazie alla compatibilità delle misure con l'allegoria della virtù e del vizio, oggi conservata alla National Gallery of Art di Washington. De Rossi stringe energicamente nella mano un rotolo manoscritto e porta all'indice un anello con lo stemma di famiglia inciso, un leone rampante. Lotto ritrae il vescovo con grande realismo, soffermandosi sulle imperfezioni della pelle del viso, sui riccioli che fuoriescono dalla berretta nera e sugli occhi azzurri fortemente espressivi, trasmettendo quasi il carattere dell'effigiato. L'influenza di Giovanni Bellini è molto forte nel giovane Lotto, che all'epoca del ritratto aveva appena 25 anni, così come è percepibile un'attrazione per Antonello da Messina ed un interesse per la pittura nordica, in particolare quella tedesca di Dürer e quella dei primitivi fiamminghi. Ritratto del vescovo Bernardo De Rossi, Lorenzo Lotto, 1505.